Sono da una parte, ma sono molti di più, non vi C'è preoccupate. la pulpa. Abbiamo il capo ultra dark side, seduto, seduto. Arriva Holden. Bravo Luca. Separate, allora le suono a distanza. Non lo so. Siamo in diretta? Sì. Arrivol! Siamo al quinto incontro conclusivo di questo primo ciclo di sperimentazione, collaborazione con Chintamani Yoga e siamo andati alla scoperta di questo fantastico libro, questa biografia, tanto ve lo passo così lo curiosate, che si chiama Oceano di Misericordia e ho tratto spunto da questo libro per il titolo Ascoltare ascoltandosi, in quanto il protagonista, sentendo il richiamo esterno, non interno, di riscoprire le proprie radici, la propria cultura dimenticata, per andare a scoprire invece le meraviglie della parte occidentale, in Inghilterra, in Europa. Tuttavia, queste esperienze esterne lo hanno portato a desiderare di riscoprire se stesso invece. Ed è qui che si è svegliata il desiderio di trovare una guida spirituale. E come all'epoca in tanti andavano sull'Himalaya per andare a cercare una guida, con i tantissimi ashram e scuole di yoga che c'erano e ci sono ancora. Lì incontra una persona che lo ispira molto, tuttavia questa guida spirituale con molta determinazione e sincerità gli rivela che non è fatto per il suo ashram e per la via che lei condivide, che offre, ma per un'altra. In un altro incontro siamo andati a scoprire chi è questa guida, questo maestro spirituale e la via a cui era destinato. Il Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga e la scoperta di Srila Prabhupada. E nella parte che abbiamo letto, Srila Prabhupada, come solo proprio un'anima realizzata sa ispirare con poche parole chiare, semplici e dirette. Gli spiega e ci spiega, ci offre anche a noi una visione reale di quello che è questo mondo esterno che noi ascoltiamo e che con la pratica di una sadhana spirituale, costante, sincera, determinata, ci dà la possibilità di vedere le esperienze esterne come un'opportunità di riscoprire noi stessi. Da qui ascoltare l'esterno per ascoltare se stessi. Nell'ultima parte andiamo invece in un momento molto particolare che la particolarità che dà a questa biografia è data dal fatto che Bhakti Jarusvami, il protagonista della biografia, ci condivide l'esperienza di servizio fino alla fine per il suo maestro spirituale, di Srila Prabhupada, fino proprio alla nascita del corpo, alla dipartita. Poiché in molti nel movimento spirituale, di cui io già facciamo parte, e anche voi piano piano state attingendo la sua energia, in tanti ci chiediamo, io mi chiedevo chissà com'è stato quel momento, si legge, ascoltiamo dalle lezioni, ci arrivano qualche condivisione da chi ha sentito. In questo libro invece Bhakti Jarusvami ci offre dei momenti molto intimi e particolari. Come si può vedere l'esperienza di una persona cara che sta lasciando il corpo, non come un momento di sofferenza, oppure
momento di sofferenza, sì. Ma come Gianna mi aveva ricordato prima, la sofferenza in senso costruttivo, evolutivo, è un'opportunità. E la particolarità del libro è che inizia con una dipartita, la madre del protagonista, esperienza fortissima che gli dà il via a questo viaggio spirituale interiore, da bambino che poi si riscopre, e si conclude di nuovo con una dipartita. Vedete? Però con la pratica spirituale è tutto evolutivo. E adesso concluderemo con un ascolto molto particolare che è proprio della tradizione del Bhakti Yoga, del Mahamantra, nella sua modalità del Kirtan. Ascoltiamo e poi ripetiamo. E già qui siamo pronti, vero? Vi invito ad assumere una posizione comoda. Prendetevi qualche secondo per centrarvi con una respirazione e prepariamo i nostri sensi, le orecchie all'ascolto e poi a cantare.
Thank you.
vada quindi. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Cintamani Yoga per l'opportunità di concludere questo ciclo assieme. E vi auguro anche a chi ha seguito in diretta, oltre ai presenti, di cogliere il meglio dall'ascolto esterno per ascoltare voi stessi interiormente. Arrivederci. Sì. Scusate, facciamo un po' di spazio di distanza. Avvicinamento di qua. Ti senti in diretta? Sì. Cosa dobbiamo fare allora? Ah, già, c'è un video di condivisione, sì. Ora, in questo viaggio avete sentito, abbiamo toccato delle tematiche che chiamano a memoria delle esperienze che viviamo quotidianamente, in modo intenso o meno, l'attaccamento, forti legami affettivi, sofferenza, desiderio di crescere, e siamo qui adesso, se qualcuno ha piacere di condividere qualche esperienza che è tornata alla mente, oppure qualche domanda, qualche condivisione, rompere il ghiaccio. Rispetto a che cosa? Rispetto alle delle sessioni che hai fatto tu in precedenza? Anche, in generale. Nessuno di qua penso che lo sia. Però magari ad esempio io una condivisione, possiamo partire da questo. Per esempio l'esperienza, parto con l'esperienza, con una condivisione un pochino forte, per esempio l'esperienza del stare vicino a una persona che sta lasciando il corpo, nel mio lavoro è cosa di tutti i giorni, nell'infermieristica, negli ospedali, nelle RSA. E qui mi sono domandato, ma sia che chi si trova nel lavoro a sperimentare queste esperienze o chi per altri motivi, quanto siamo realmente a conoscenza di cosa vuol dire questa esperienza, la parola morte o questa esperienza? In questi incontri, come vi ho detto, siamo partiti da un'esperienza di lascia del corpo e concludiamo con un lascita del corpo. E nella pratica del Bhakti Yoga è proprio questa la tappa finale che Krishna nella Bhagavad Gita ci fa comprendere, ci aiuta a far comprendere. Non siamo questo corpo, non dobbiamo prestare attaccamento alle persone, non troppo, in modo equilibrato, così che quando vengono delle esperienze forti non veniamo travolti dalle emozioni, dai pensieri. È un work in progress costante. E questo però non soltanto nelle esperienze morte. C'è il mio maestro spirituale, per esempio, che definisce un lutto ogni esperienza di distaccamento da un luogo, quando finisce un'esperienza, quando ci separiamo da un amico. Quando un amico sta per andare per fare un viaggio, ma sappiamo che torna, ma però in quel momento ci manca tantissimo, perché sappiamo che chissà dov'è, cosa fa. Quello è una testimonianza di quanto abbiamo investito e costruito saggiamente nelle relazioni che abbiamo nella nostra vita con le persone. Se già da qualcosa ci puoi condividere su questa tematica. Su questa tematica? Sì. Sì, sul legame, sempre so che hai un forte legame con tua nonna. Sì, ma è ancora viva poi. Certo. Però questo, quando siamo usciti, ricordo che in un momento della tua vita hai sentito il bisogno di stare più vicino a tua nonna, perché vuoi un po' la situazione che lo permette, vuoi anche un tuo desiderio, sentivi di desidero stare più vicino a mia nonna. Questo per esempio a me mi ha molto ispirato, perché io mi sono reso conto che sono stato veramente molto poco vicino a mia nonna. Vuoi la distanza, è a Roma, io sono qua. Beh, se mi voglio collegare al tema anche della lezione di yoga prima, sì, che era il perdono, con mia nonna per esempio io prima
non riuscivo a starci vicino perché avevo un grandissimo rancore nei suoi confronti. E invece facendo proprio questo lavoro di perdono, di guardare oltre al meccanismo della persona, ma vedere proprio l'anima della persona, ti mi ha incontrato proprio in quel periodo in cui infatti si era sciolta questa rabbia e quindi proprio godevo della sua vicinanza in maniera genuina, proprio sentivo quest'amore, sento quest'amore così puro e tolto, privo di tutte queste contrazioni, tensioni del passato. Però sento anche senza attaccamento, nel senso che se mia nonna lasciasse il corpo adesso, avendo sciolto appunto questi rancori, tutti questi legami, catene dal passato, sicuramente la lascerei andare con meno senso di vuoto, di lutto. Rispetto a mia nonna è questo. Grazie. Esatto, Grazie a te. grazie a te. Perché proprio sono comunicazioni, come diceva Gianna prima, che parlano dal cuore, dal cuore. E più si pratica, ho proprio visto in questi 5 anni, anch'io ho incontrato, sono potuto andare in profondità anche dell'energia del corpo attraverso, mi ricordo una volta già aveva fatto un seminario a Villa Vrindavana, al museo, e io ero uno di quelli che nello yoga proprio dice, ma che servirà? Sai, si sa che lo yoga, per me la conoscenza era asana, respirazione, fino a lì. E anche chakra, li sentivo dire questo termine chakra, avevo tanti amici che facevano pratiche olistiche nello chakra, i pendolini, queste cose, e però io all'epoca ero molto superficiale e sì, cercavo di tenere lontano queste tematiche, però piano piano c'è bisogno di persone che ti fanno andare, ti offrono di andare più in profondità gradualmente. Ma il corpo, poi l'energia che ti dà una respirazione consapevole, un ascolto della propria respirazione che ti permette poi di meditare meglio, ma meditare è inteso anche di poter controllare la mente, i pensieri e orientarli verso azioni consapevoli e costruttive, per poi arrivare a questa benedetta contentezza, c'è un termine, no? Nello scautismo c'è un termine, sorridere e cantare anche nelle difficoltà. E il perdono, per esempio, anche questo già prima ne ha parlato tanto, cioè, condivido un po', e anche il perdono è essenziale verso noi stessi per poi poter comunicare meglio con gli altri. Per esempio, c'è anche questo episodio in questo libro che, se avete possibilità o se avete curiosità, potete trovarlo a Villa Vrindavana, lì lo vendono, e poi forse credo anche. Qui non ce l'avete, mi vero? Dipende, che cosa? Oceano di Misericordia, la biografia di Bhatticharya Goswami. Villa Vrindavana lo potete trovare, o lo potete ordinare online oppure là. E, per esempio, anche questo attaccamento. Nella parte finale, anche il protagonista, nonostante avesse avuto questa grande fortuna di fare proprio una elevazione, un risveglio spirituale potente, perché Srila Prabhupada gli ha offerto una bella misericordia di fare servizio a contatto con lui ogni giorno. Questa è la particolarità del libro, che si possono proprio leggere, ascoltare delle emozioni molto intime e profonde. Nonostante questo, nonostante Srila Prabhupada costantemente ogni giorno gli condivideva l'importanza del distacco emotivo, questo equilibrio tra cielo e terra, tra mente e cuore, e pensare e concentrarlo soltanto in servizi di offerta a Krishna, a Dio, nonostante tutti questi anni, proprio in quel momento in cui, nel momento finale in cui c'era tutta la cerimonia di sepoltura, lui desiderava stare lì fino alla fine, desiderava essere sepolto insieme a lui, proprio per questo desiderio di amore verso lui. Fortunatamente c'era un suo confratello, che aveva ancora molto più esperienza di lui, che proprio aveva intuito quello che aveva intenzione di fare, lo prese dal braccio e lo portò via,
risvegliò da questo suo pensiero fisso, da questo suo attaccamento. Quindi questa importanza del distacco emotivo sembra un percorso semplice, e in effetti lo è, però ci possono essere delle prove quando meno ce l'aspettiamo. Ed è lì che ci aiutiamo noi, ma la divina provvidenza ci manda anche qualcuno che ci tira per il braccio. E... io avrei un dato, se posso. Perché nella mia vita, cioè nel mio passato, ho sempre vissuto le emozioni con molta difficoltà, cercando di appunto avere un eccessivo forse distacco emotivo, cercando di non sentire nulla. E quindi adesso, da qualche anno a questa parte, mi trovo invece a fare il percorso inverso, verso le mie emozioni. E quindi mi trovo a vivere col desiderio di vivere profondamente ogni emozione che provo, no? E di volermi aprire, e cioè il meccanismo inverso di abitudine, di anni di repressione che mi frena. E quindi mi chiedo che cos'è veramente il distacco emotivo a questo punto, cioè come fare a non cadere in un eccesso nell'altro, non sentire niente o sentire troppo. Bella domanda. Se vuoi rispondere. Dico così perché lo conosco molto bene quello che stai dicendo, quindi è un'area che se uno non lo sente, non lo vive appieno, è difficile anche da comprendere, no? Da sapere di cosa sta parlando. E in realtà non è proprio la risposta, perché non voglio darti una risposta, ma ti voglio dare un'esperienza che è successo di recente e si riconnette di nuovo a quello che diceva lei e quello che diceva lui prima, e per spiegarti poi quello che hai chiesto tu. Quindi, di recente, meno di un mese fa, è morta mia nonna, ed è morta il giorno prima del ritiro di meditazione che dovevamo fare. E io ero molto, 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 molto unita a mia nonna, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, io ho fatto tanti trattamenti, insomma è stato molto bello. Tra cui lei da 13 anni che recita il Mahamantra tutti i giorni per l'amore che prova nei miei confronti. E quindi mi chiamano che è morta, io ho avuto un momento dove appunto ho pianto per un momento, poi quando me l'hanno detto ero alla scuola steineriana. Quindi ho detto ok, ho fatto proprio così. No, ho detto, ora no. E ho chiuso tutte le emozioni, ho proprio spento. Ho continuato il dialogo con gli insegnanti, ok, bambini, va bene, no? E poi esco e mi viene il pianto, e piangevo. Poi a un certo punto dico, ok, devo andare al ritiro. Finito, no? Una centratura allucinante, chi c'era lo può confermare. Non si vedeva niente, ma non perché fossi finta, perché io non permettevo alle emozioni di essere percepite, non erano presenti. Poi a un certo punto finisce il ritiro, sono crollata, cioè, ma non crollata a livello emotivo, a livello di sensazioni strane, distrazioni molto strane, del tipo ho gli occhiali da sole addosso e dico tutto strano, no? I colori sono cambiati, vabbè, intanto continuo a parlare, sì, ma è tutto strano, strano. Dopo 30 minuti mi sono accorta che avevo gli occhiali addosso. Ho detto, mi sa che sono sconnessa. E quando accade un evento che in qualche maniera noi ci estraniamo dal sentirlo, lo cominciamo a non percepire. Cominciamo a estraniarci dalla sensazione per non soffrire, per non essere vulnerabili da quello, perché essere vulnerabili significa essere toccati da quell'esperienza, e se io sono toccata sono debole, sono fragile, vado in squilibrio, metto sotto sopra tutti gli altri, non me lo posso permettere. Quindi è un senso di responsabilità, dipende, almeno nel mio caso sì, dove uno dice non posso percepire questo ora, e quindi cancello tutto.
Fatto sta che queste emozioni prima o poi escono, quindi escono in maniere strane, in sensazioni, vuoto, distrazioni, la mente, e dove sono, poi di punto in bianco la malinconia, il senso di vuoto, poi il pianto, poi dico ma perché soffro? E poi c'è questo altalenare, no? Tra una emozione all'altra. E lì ho avuto una comprensione molto profonda perché ne ho parlato con mia mamma e mi ha detto: ma tu ti rendi conto che hai fatto finta di niente che tua nonna è morta? Come se non fosse successo, solo per il fatto che ha avuto una bellissima cerimonia, che è morta benissimo, che è stata accompagnata benissimo e che è tornata anche da Krishna. Per te quella è stata abbastanza? Tu non hai permesso alle emozioni di entrarti dentro. Io ho detto, è vero, non me lo sono permesso. E questo è classico di chi ha il problema col secondo chakra in squilibrio. Classico, proprio classico. No, chakra del cuore c'entra molto anche il chakra del cuore e il secondo chakra, però il non sentire è proprio quello che viene da qua. E mia mamma ha detto, lasciati sentire questa esperienza, non perché devi soffrire, ma perché è successo qualcosa, comprendilo, c'è qualcosa a livello genealogico che si è sconnesso da te. È una perdita non di una persona fisica, ma di un'energia che ti tiene collegata con la tua, con tutto il tuo albero, no? C'è qualcosa che è venuto a mancare. Sentilo, permettiti di sentirlo. E per me questo è stato. Ok, sentiamolo, elaboriamo la morte, no? Ed è stato bellissimo sentirlo. E quindi chi non sente deve fare il lavoro inverso. Andare a dire a una persona che già non sente, non sentire, si è distaccato, è assolutamente sbagliato. Perché questa cosa poi ti esce in tutte le maniere differenti, ma anche il sentire non deve essere un sentire dilaniante, mi uccido, oddio, la vita non ha più senso. No, ma è un'emozione che io sento, la vivo e poi la lascio andare, ma l'ho sentita, l'ho vissuta. Quindi questo è il distacco consapevole. Quando io vivo una sensazione, un'emozione, con quella consapevolezza e distacco di osservarla, ma la sto vivendo. Sto soffrendo? Sì, sto soffrendo. Sto piangendo? Sì, sto piangendo. Sono distratta? Sì, sono distratta. E non riesco a gestire niente? Sì, è vero, non riesco a gestire niente. Sto dando buca a tutti? Sì, è vero, sto facendo un sacco di casino. È vero, lo accetto, lo comprendo e mi va bene così. E dopodiché, ok, l'ho vissuto. E questo è bellissimo, perché riesci a vivere l'esperienza senza dover far finta di niente, quindi il dolore lo viviamo, ma lo viviamo con una consapevolezza diversa. Io risponderei in questa maniera. Grazie. Grazie. Una domanda, perché ho visto che spesso sembra quasi come se quando ci arriva la roba nel secondo, se ci fa paura o comunque non ci piace, si domanda sempre al terzo. Cioè della serie, faccio un esempio, no? Te ti è arrivata la cosa, non lo volevi gestire, chiudo secondo, cioè quasi come con il terzo, no? Non lo so, lo sento tipo volontà, no? Tipo boh, non voglio. Cioè, è come se ne occupasse il maschile, no? Il femminile non lo vive, se ne occupa il maschile, è possibile? Cioè, non so se... Potrebbe essere, ma non necessariamente. Lì secondo me era un lavoro di tutti, perché c'è il sesto, il far finta di niente, la gola e non comunicarlo. Come stai, Giada? Benissimo, ma io stavo benissimo, giusto? Non è che ero finta. Stavo proprio bene, il cuore, anche quello aperto, tutto così. Però ognuno di loro stava lavorando, il primo chakra anche lui, il secondo, il terzo, tutti stavano lavorando. Per Per proteggere. proteggere tutti. C'è chi magari usa di più uno, solo chi usa solo uno è un po' più Ah, squilibrato. certo. Invece quando uno riesce a usare tutti i centri energetici Anche perché in per... genere se usi il terzo ti arriva l'ansia o comunque ti arriva l'angoscia, cioè ti arriva qualcosa Esattamente. di... cioè stai male qui ti si blocca subito, cioè non ce la fa a reggere il peso del Esatto. secondo. In genere ti arriva magari sì, la preoccupazione, poi però ti senti, va il terzo, se il terzo non è forte, che sei un po' insicuro, quella preoccupazione cresce, no? Oppure spesso uno butta tutto nel sesto, che appunto non è stato il suo caso,
che magari uno inizia e fa tutto in maniera logica, razionale, ta 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 ta, però invece lei appunto, cioè, c'era, si sentiva che c'era con le emozioni, c'era, non è che l'ha delegata a un altro Così. chakra specifico. Comunque, vabbè, Ascoltare ascoltandosi. Per esempio, io del Bhakti Yoga ho un amore particolare per la componente psicologica, non a caso il mio spirituale lavora molto sulla psicologia dello yoga. E da un certo senso, da un certo punto di vista, per esempio, per persone come me, come tante altre, che gli piace elaborare, proprio il desiderio di conoscere, e da qui c'è, non è un'espressione mia, è un'espressione del mio spirituale. Sono grato, onorato di poterla condividere. È importante per poter amare e conoscere. Per poter conoscere è importante anche amare. Proprio sono un binomio così bello, così potente, come anche per ascoltare ascoltandosi e per ascoltarsi esternamente, bisogna anche ascoltarsi internamente. Le emozioni, per esempio, quando arrivano, la mente, nella psicologia dello yoga, si attivano le vritti, sono queste tendenze abitudinali che facciamo noi inconsciamente per rispondere a un evento, a un'esperienza. E poi andiamo da un estremo all'altro. No, io lo rifiuto, oppure no, mi faccio travolgere da questa emozione. E invece, con una pratica costante, centrata, la cogliamo, la sentiamo giustamente, la elaboriamo. Che cos'è questa emozione? Mi diceva Gianna, che cos'è? E da lì che perché si è innescata, da cosa può derivare, e ci sono ovviamente tanti strumenti per poterlo fare, ore essenziali per esempio che ti aiutano a riequilibrare in quel momento, e poi aggiungiamo anche una sana, usiamola questa mente come nostra amica per davvero. Quindi magari io ultimamente sto sperimentando questa tecnica con l'ore essenziali e la visualizzazione meditativa, immaginare, quando per esempio uso la lavanda. Cerco di immaginarmi i viaggi che facevo o dove c'erano dei campi di lavanda, e curiosamente, facendo questo, mi sono trovato a rivivere le emozioni del primo viaggio in Francia, nella Provence, distesa di lavanda. E in quel momento mi ricordo di un momento in cui il camper, a momenti, il motore andava fuori, perché proprio c'era una salita così e non ce la faceva, e mia madre si arrabbiava: te l'avevo detto, Alfonso, che non ce l'avremmo fatta, tu invece hai insistito. Mio padre invece, sempre calmo, dice: ce la facciamo, se non ce la facciamo ci fermiamo, chiamiamo i carri attrezzi. Oh, riusciamo ad arrivare, una distesa bellissima di lavanda, mia madre che piano piano si ricalma, e io mi sono ricordato in quel momento come ero completamente distaccato, assente dalla famiglia. Mi sono reso conto di quanto non ero presente nella relazione con mio padre e mia madre. E questo in quel momento mi diede la spinta come per Giada, di desiderare di costruire in modo ancora più profondo la relazione in famiglia. E sta dando dei buoni frutti. Questi vritti sono proprio queste tendenze quando noi rispondiamo con delle emozioni a delle esperienze. La mente ci fa fare questo gioco: lo rifiuto oppure me ne faccio travolgere. Con la pratica, anche con persone che ci danno degli ulteriori punti di vista, ci aiuta a conoscere meglio queste emozioni. Conosciamole, leggendo, ascoltando la lezione, andando a fare yoga, esplorando il mondo fantastico di Oro Essenziale, che anch'io sono duro, ci ho messo un bel po' per. C'era già, diceva: allora lo prendiamo, ci registriamo. Sì, è passato un anno. Secondo anno, allora, sì, è il terzo anno, finalmente. Doveva arrivare Giada. Dovevo arrivare già. E curiosamente anche con il chakra, è così. E mi sono reso conto che, per esempio, anche qui è importante il ruolo anche. Se abbiamo dei ruoli in cui è essenziale, sarebbe molto auspicioso per noi stessi in primis e poi per gli altri, approfondire la conoscenza di questi strati che ci ricoprono, il corpo, l'energia, la natura, gli essenziali, tante pratiche olistiche. Facciamolo, piano piano, gradualmente.
così che le emozioni iniziamo a conoscerle e così le sappiamo anche gestire e talvolta le possiamo anche offrire. Io pensavo che, per esempio, il piangere fosse una di quelle emozioni così intime che non puoi, come dice, esternarle pubblicamente, mai, no? Quando vidi il mio mese spirituale e tanti altri mesi spirituali che invece lo facevano, mi crollò il mondo addosso, ho detto, ah, allora anche questo si può condividere se riusciamo a offrirlo, a viverlo noi in modo costruttivo e offrirlo anche in modo costruttivo. E questo sarà importante nella tappa ultima in cui le emozioni ci daranno un bel banco di prova, quando ci dobbiamo distaccare da una persona, non per forza fisicamente, ma anche emotivamente. Però sarà un bel banco di prova. Però siamo qui intanto per praticare. Da che arriviamo e ce ne andiamo, c'è così tanto possibilità per imparare ad amarsi e ad amare. Questo è quello che posso offrire io come condivisione. Grazie mille. Grazie. C'è la speranza, diciamo, che ci si rinnova ogni giorno, quindi non bisogna stare dietro che si è vissuto in passato, ma ci si può riparto, no? Tutte le volte. E piano piano. Si migliora, si migliora. Possiamo ridere anche quando facciamo questa salita di scoprire noi stessi. Ridiamo, ci fermiamo un attimo, ci riposiamo, ridiamo e proseguiamo. Però molto quando uno dice io ho tanto senso di controllo, c'ho rabbia, e uno dice ok, dai, ogni giorno è diverso, miglioriamo. Ma quando si parla di non sentire, no, uno dice vabbè, aspetta un attimo, cos'è che devo Comunque, fare? scusa, qual è il demone del secondo? Secondo Amadeo o secondo me? No, quello che avevi detto, perché mi tornano tutti, solo alcuni mi sono È il rimasti di più. vuoto, vuoto interiore. Il vuoto. E anche non sentire. Eh? Anche È non non sentire. sentire, il vuoto interiore, cosa dici? È il vuoto interiore, no? Io per lavorare sulle mie sensazioni dicevo, cosa senti? Cosa senti? Aspetta, senti qualcosa? Senti? Senti qualcosa? No, senti qualcosa? No, ok, cosa sento? Cosa sento? Diana, ma cosa senti? Poi Diana a quei tempi. Cosa sento? Cosa sento? Cosa sento? Boh, niente. C'è questo limbo, questo vuoto, questo stato di morte, no? E uno dice, ok, ogni giorno è meglio, ma come ci lavori su quello? Però, cioè, tu hai detto una cosa importante, cioè, te hai vissuto, cioè, come diceva Roger prima, te hai vissuto un'esperienza, l'esperienza di non sentire. Prima o poi tu la dovrai elaborare questa esperienza, cioè, siamo qui apposta. Oppure fai l'esperienza opposta di sentire troppo. Cioè, avrai sofferto, immagino, a non sentire. Beh, certo, si soffre nel non sentire, no? Perché uno è lì in Quindi questo. Per è me quello. è la sofferenza più grande, sì. Io ho avuto proprio la sensazione così forte a volte di questo non sentire che ho detto ecco dove uno si suicida. È l'unico motivo per cui arriverei a suicidarmi. Quel non sentire così è una cosa incredibile. Guarda, da chi ci ascolta in live, per favore, non pensate che qui ci siamo tutti depressi perché attacchiamo la depressione. No, no, no. Tutt'altro, certo. Però, per esempio, il tuo ritiro sulla meditazione, ecco, secondo me quello sarebbe un fortissimo strumento per riuscire a equilibrare questa cosa qua del sentire, cioè le visualizzazioni, le meditazioni guidate, come le fai te, unite anche al canto, alla preghiera, cioè penso che sia uno strumento potentissimo per. Assolutamente, penso che sia stata l'unica cosa che mi abbia aiutato a ritornare in vita, perché effettivamente questa è la sensazione, no? Di sentire le emozioni e uno dice, oh, sono vivo! Wow. Io c'erano dei momenti in cui mi sono sconnessa, poi entravo dentro la meditazione e a un certo punto, ah, sento di nuovo tutto, oddio, Per me, oltre alla meditazione, in questo caso è utilissima la natura, proprio mi ridà brio.
Certo, ognuno sa la sua. Per me la, diciamo, la ricerca e la pratica spirituale mi rimette un po' in carreggiata, cioè sono sbarellato e va, sì. Capito? Ti rimette in linea con quello. Poi ognuno ha la sua, giustamente, la sua pratica, la sua. Io per esempio con la natura mi fondevo di più. Io entrando nella natura entravo in uno stato di vuoto ancora più grande. Non capivo più la differenza. È un miracolo che già non la sia più. Non capivo più la differenza tra il mio corpo e l'albero e la terra. Quindi per me era. No? O dico, ah, che bello, no? Certo che è bello, a livello intellettivo io capivo che era tutto bellissimo, eccetera. Ma io entravo nella natura e mi fondevo e mi succedeva purtroppo anche in macchina. Ah, scusa, io ho una domanda bellissima, ragazzi. Come facevi? Cioè, come sopravvivevi proprio? No. Praticamente. Era la testa che era sconnessa, è come se io mi vedessi da esterno e guardavo e osservavo e dicevo tutto questo e lì ok, la macchina. Quanti anni avevi? Ma fino anche a... Ma più o meno, allora io penso che hai cominciato all'età forse di 6-7 anni. Wow. E fino... ma anche adesso. Però è diversa, è molto diversa. Prima era opprimente, ora è leggera. Quindi vedeste che il secondo tuo chakra più debole? Sì. E se tu, io ho una domanda che insomma, mi piace dire. Se tu, tipo di oggi, che sai tutte le cose, incontrassi la te di quando avevi 20 anni, per esempio, 18 anni, no, mi immagino 19, 20, cosa faresti, cioè cosa proporresti in termini terapeutici? Cioè cosa faresti fare a Diana? Sai che stavo scrivendo un libro di me di adesso che parla alla me di tempo fa. Io ho scritto al me del futuro, anzi ho scritto dal me del futuro a un lavoro che ho fatto con Giacomo. C'era una persona davanti in realtà addirittura, che era, c'era tutto un lavoro di coppia dove dovevi, anche forse era sul cuore, non mi ricordo, perdonare qualcuno, tipo una cosa del genere. E scegliere qualcuno che non riesce a perdonare, roba così, e avevo scelto me stesso, tipo scegliere qualcuno che ammiri, avevo scelto me fra 10 anni, e niente, veramente eravamo davanti all'altra persona, gli parlavo ed ero io, e io ero invece me fra 10 anni, stavo fuori di testa, cioè fuori di testa, una botta, un'estasi, finito il lavoro. Tu sei fatto una meditazione del genere con la Marianna in gruppo, e ci ha fatto fare questa meditazione dove si incontrava il nostro sé bambino e il nostro futuro sé adulto, vecchio, anziano. E si guardava prima il bambino, cioè la gioia del bambino, no? Tutto l'entusiasmo, la voglia di crescere, la voglia di fare, e poi ti dovevi immaginare il tuo alter ego vecchio, diciamo, da come saresti stato vecchio, guardandosi, meditando sul bambino. Prima prendevi energia perché c'avevi tanta, poi insomma iniziava a guardare il vecchio e insomma dicevi, ma certe cose mi piacciono, certe cose no, certe cose insomma avrei potuto migliorare, voglio mica morire così. Io invece mi sono visto, ero proprio la versione migliore di me. Dicevo, allora tu ancora non lo sai, ma noi arriveremo qui. Fantastico! Quindi frega un cazzo di quello che è successo. Bip! Arrivo. Anzi, cioè, tutto ciò ci ha portato qui dove siamo, tipo, no? Anche, no? Ma invece volevo condividere una cosa sul che riunisce un po' di discorsi. Sul quarto chakra, sul perdono, perché prima quando ci hai fatto le visualizzazioni varie nel percorso della destra alla sinistra, appunto, anche lì ho visionato e ho visto una cosa bellissima, perché erano uguali le mani, no? Era tipo il bianco e il nero, yin e yang, no? Cioè, ho visto tutto dentro ed è stato bellissimo perché ho detto, ma qual è il problema? Cioè, no?
Nel senso, qual è il problema di provare? Io lo provo spesso, no? Avendo il quarto in accesso, lo provo spesso quel fastidio che diventa risentimento, no? Rabbia, rancore, no? È una cosa che cerco di non pensarci, cerco di amare incondizionatamente e poi si ritorna sempre lì. Ci riprova e si ritorna. Cioè, perdono, ma poi è tipo un perdonare che, no, finisce subito, viene trascinato via, no? Insomma. E allora ho capito come funziona, perché per perdonare davvero, cioè io lo faccio, però sembra che lo faccio in realtà, nel senso che lo faccio un pezzettino, non lo faccio del tutto. Farlo del tutto significherebbe proprio, cioè come questo che lo tieni in mano, cioè io faccio tipo così e lo prendo così, tipo, no? Farlo del tutto significa lasciarlo cadere. E il problema non è il rancore in sé, no? Cioè, il rancore è fondamentale, perché se non hai il rancore, ho capito questa cosa, tipo, no, se non hai il rancore non puoi perdonare. Cioè, non c'è niente da perdonare, va tutto bene, no? Quindi ti arriva qualcosa che non ti piace, ti provoca una sensazione, uno stato di fastidio, e quel fastidio, cosa succede? In me quello che succede è che me lo tengo stretto. No, allora se io poi perdono, lei non impara niente. Allora no, invece devo imparare, perché sennò farà così tutta la vita con me, tipo magari la mia, no? O le altre persone, no, invece devono imparare, devo dare una lezione, se lo meritano, tipo, no, così. Ed è quel veleno che diceva che lo prendi te sperando che gli arrivi anche all'altro, no? Però niente, solo questo, cioè il fatto è che è lì che è l'attaccamento negativo e fa male. Cioè, il rancore va bene, vivilo, lascialo andare, basta. Cioè, e perdona, cioè usalo come leva per perdonare, è l'occasione di perdonare, no? Che ci abbiamo. Tanto lo so condividere Grazie. Il perdonare è un bell'atto intanto di coraggio, proprio di verso se stessi, a proposito di emozione, ma proprio un coraggio di esprimere l'emozione a se stessi. L'altro è proprio è un primo passo anche per l'umiltà, tanto sempre verso se stessi. In fatto. più anche di responsabilità. Perché nel perdono entrano in gioco tanti aspetti. Uno fra quelli è che sì, noi possiamo perdonare noi stessi, ma per qualche cosa che abbiamo fatto, pensato, detto, però c'è qualche responsabilità che riguarda anche qualcun altro, non soltanto noi stessi. Similmente, anche quando noi invece desideriamo perdonare un'altra persona, non dimentichiamo, cioè è bene non dimenticare che c'è qualche responsabilità che riguarda anche noi. Certo. Quindi questo aspetto, quando noi desideriamo perdonare, però sentiamo che non lo stiamo facendo realmente, ecco lì che è un bivio. Desideriamo prendere maggiore responsabilità oppure no? È una scelta. Vuoi dire qualcosa? Sì, però adesso mi è passata in mente. Forse anche già una volta. Mi ricordo ero a casa di mia nonna anni fa e stavo ascoltando Radha Lanzuami, il mio maestro, e dice questa frase, in inglese: la grandezza di una persona si valuta dalla sua capacità di saper perdonare e tollerare situazioni provocatorie. E io ho detto, aspetta un attimo. Sono andata indietro e l'ha detto di nuovo, ho detto aspetta un attimo, lo devo scrivere. La grandezza di un uomo si valuta dalla sua capacità di saper perdonare e tollerare situazioni provocatorie. E lì ho detto, mi sono fermata, ho detto ok, effettivamente ho delle persone che mi hanno fatto molto 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 male, a cui dovrei dare questo perdono, no? E ho Questo detto famoso perdono che potrei dare, ma potrei anche non dare. Cosa faccio? ed è stato bellissimo perché mi sono messa in ginocchio, ho rivisualizzato tutto quello che mi è stato fatto e
visualizzato queste persone e io ho cominciato a recitare il Mahamantra e immaginare che il Mahamantra li inondava di amore, di purezza, di gioia. E io, cioè, uno quando ti fa male, ma anche male abbastanza serio, vorresti che bruciasse nell'inferno, che tu avessi tutti gli accidenti e le disgrazie, se ti va fatta male. E tra parentesi, c'è stato un momento in cui questa persona è entrata nella stanza, io l'ho vista, e aveva gli occhi vuoti come ce l'avevo io, e aveva perso la sua mamma. E io quando ero piccola, abbastanza piccola, ho detto: bene, sono felice di questo. Wow. Ti sta bene, no? Ciao. Però era, ho detto, quegli occhi che io vedo, che io ho, ti va bene, è quello che meriti, no? E poi boom, dietro ritorniamo, dopo sento la ramazzata e dico, c'è qualcosa da fare, no? Altro che disgrazie, ma mandiamoli amore a queste persone, hanno bisogno di veramente di rigenerarsi, non importa quanto abbiano sbagliato, noi gli vogliamo dare la cosa più bella che abbiamo, e la cosa più bella che ho è il Mahamantra. Quindi ho proprio visualizzato questa energia bellissima che gli arrivava. Io grondavo di lacrime nel fare questo, però è stato bellissimo, è stato di un'intensità stupefacente e mi sono accorta di quanto l'ego è di mezzo, perché il tuo ego non ti permette di volere bene a qualcuno che ti ha fatto del male. Non è facile rispettare qualcuno che non ti rispetta. Facile quando, Giannava, sì, e poi invece, quando invece è, Giannava, e prova a rispettare questa persona. Io penso, cioè sento che la soluzione sta nel sesto. Hai detto il demone forse non è anche chakra, è il mio preferito da subito, però non capisco. Poi terzo occhio, bellissimo. E a istinto mi è sempre piaciuto di più. E sesto e settimo anche secondo me. Cioè, il punto è questo, faccio un esempio, le volte che ho sofferto di più, le relazioni finite male, molto male, che hanno fatto molto male, entrambe le volte, la seconda ormai non l'avevo più presa così seriamente, nel senso che avendo vissuto la prima era il mio dramma esistenziale, la vita non ha più senso, in più avevo la codipendenza, quindi figuriamoci cosa avevo a fare, no? Era come se avessi perso una gamba, peggio forse, non lo so. La seconda volta era uguale, però sapevo memoria della prima volta, ho detto ma forse magari sarà come la prima, no? Magari sarà una lezione meravigliosa, perché in realtà, se devo dire, il mio percorso spirituale nasce quando mi sono lasciato, quindi cioè non sarei minimamente qui, cioè sarei, non avrei neanche uno Shurujanava, nulla, ma nulla, cioè sarei completamente da un'altra parte, ma proprio 100%, cioè proprio strade diverse. Quindi in realtà se uno ha visione, dopo è facile ovviamente, no? Lo vedo ora, però nella seconda relazione che è finita, per esempio, che era più o meno un anno fa, me ne sono accorto, cioè già subito avevo un po' di intuito in più, no? Riguardo la serie, ok, c'è la fede, no? In un certo senso. In quel momento serviva la fede, a posteriori basta memoria, visione, nel senso avere il quadro d'insieme, no? Faccio un esempio. Ora ce l'ho soltanto con un'amica più o meno forte, diciamo, da dire la cosa da risolvere, la mia migliore amica è scomparsa, no? Sta male, vabbè. E non vedo come, questa è una cosa attuale che ancora non riesco con la memoria a dire, non vedo come il suo non esserci abbia influito positivamente su di me. Mi ha fatto male, basta, di base, il fatto che non ci sia, perché vorrei raccontare le cose e non posso, perché non rispondo al telefono. E, no? E sono cose bellissime, no? Da raccontarle, da condividere, da portarle, no? A tutte queste cose che facciamo, no? Però, e lì entra in gioco l'altro lato, no? Del sesto, che è la fede, cioè, io sono convinto, a parte la logica, a parte la fede, logicamente non sarei qui esattamente come sono se ci fosse una persona in più che c'era a fare le cose. Sarei un po' diverso, non so dove sarei, su, giù, destra, sinistra, però siccome mi piace dove sono,
esattamente dove sono, non, cioè bisogna ringraziare gli altri per dove siamo, no? Cioè se te sei felice di dove sei, se una persona ti ha fatto lo sgambetto e ti ha fatto imparare qualcosa, quello sgambetto sicuramente ti ha modificato, ti ha sicuramente ti ha fatto imparare qualcosa. E bisogna ringraziarlo. È stata una cosa, tra l'altro, che all'inizio avevo preso quasi come tipo sfida, la prima volta che ho rivisto dopo mesi l'ultima ragazza che ho amato, con cui finiva malissimo l'anno fa. Io ero spiritualmente felice, no? Però a livello di amore ancora non avevo conosciuto Anna, ero un po' così, anzi pensavo di, che sarei diventato tipo uno swami o robe così, tipo il saggio eremita che non piace a nessuno perché è troppo spirituale, no? È il contrario! No? E avevo già visto questa cosa, tipo, vabbè. E mi sentivo in quel modo, addirittura, cioè in quel lato solo, no? Però a lei la ringraziavo, perché tutto il resto non sarebbe stato, comunque ero felice. Vabbè, a lei mi faceva incazzare questa cosa, in realtà quella parte di me che ancora non aveva perdonato, ero contento al 100% io. Perché il lato buono era contento, perché riuscivo a ringraziarla di cuore, e io lo facevo di cuore. E dato un po' il demonietto sulla spalla, rideva perché vedeva lei e soffriva malissimo, perché diceva, sì, guarda, questo stronzo mi ringrazia anche, dico, dovrebbe stare male senza di me, invece senza di me mi sarebbe tutta ringraziando che senza dimenticano. Però il sesto secondo me è una cosa che fa perdonare con più facilità, insomma, è un yogi chakra davvero forte. E il settimo uguale, no? Perché magari tutto ciò ti, cioè se te grazie a quello che è successo, siamo noi che non vediamo, cioè col sesto vedi le connessioni, no? Vedi come il disegno è fatto presenza. Cioè perché te magari hai trovato Dio, no? Hai trovato il divino e hai trovato la beatitudine, e allora dici, sì, vabbè, ma l'ho fatto tutto io, non c'entra niente che Alessandra non c'era, non c'entra niente che Adele mi ha lasciato, che no, invece c'entra tutto, quindi bisogna ringraziarli. Loro non l'hanno fatto mai apposta, cioè stavano male, cercavano il loro bene, e nel mentre più o meno hanno fatto come un trattore, però grazie. Io ho una domanda. Mi è capitata una cosa simile poco tempo fa durante una delle meditazioni del mattino, che mi sono ritrovata a ringraziare di cuore proprio queste persone che mi avevano dato la coltellata. E c'ho intenzione di dirglielo, guarda, grazie, quando le ripeto, grazie perché è successo questo. Però la paura è se loro si fermano alla prima parte del discorso, cioè tipo. Che la prima parte mi avete proprio rovinato e non capiscono la seconda. Parti dal positivo. No, vabbè, però. Ma il contrario. Ah, tu dici parti al contrario. Cioè, io ne potrei subire di nuovo le conseguenze. Io personalmente non penso che sia veramente necessario dire alle persone grazie che mi hai fatto del male perché ho imparato questo e questo. Dipende. Perché è forte per il loro ego, cioè una pugnalata. Quindi cioè, bisogna fare un po' attenzione, perché più che altro valorizzare l'aspetto positivo. Grazie, io grazie a voi ho imparato tante, tante cose. Ma in che senso? Fare. Mi sento molto grata, vi voglio bene. Mi sento che in qualche maniera mi avete fatto crescere. Prendi del passato, ti No, perché la volta che avevamo fatto quel lavoro, come hai detto, quando arrivi ti parla di Pagliale e poi si è evoluta, cioè è cambiata la prospettiva da negativa a positiva. Sì, parlane, ma ecco, un conto è parlarne di quella cosa specifica, un conto è andare da loro e dire, ah, sai che sono grato, perché è diverso l'approccio. Uno è il siamo qui per parlare e loro sanno che stai per affrontare una cosa, l'altra viene distaccata e dici, sai che mi hai fatto crescere tanto, tu per tutte le cose che mi hai combinato, mi hai fatto questo, però sono cresciuto un sacco. È diverso l'approccio, uno è di confronto, dove da adulti ci sediamo, ti voglio parlare di qualcosa, l'altro tu sei già oltre a quello, loro però non l'hanno fatto quel passo. Ok.
Secondo me, sì. Posso dire la mia. La cosa che potresti fare, la migliore cosa che potresti fare in questo caso è il fatto di fargli vedere con il tuo esempio, cioè perché il perdono, se è perdono vero, come si diceva prima anche, come diceva prima anche Roger, cioè, implica un cambiamento da parte tua. Cioè non puoi essere la stessa persona di prima, cioè, ti perdono, bene, ciao. Sì, sì, sì. Perché se non cambi, cioè le cose poi si ripetono. Cioè poi in un'altra situazione ci ricaschi di nuovo. Quindi se te veramente hai perdonato, la riprova, la prova del 9, è il momento se te sei cambiata dentro, se qualcosa è cambiato dentro. Quindi, secondo me, la migliore cosa che potresti far vedere in questa situazione è il tuo cambiamento. Allora, non andare a dire a faccia, guarda, così è così, così è così, così è cos'ha. Ma magari essere orgogliosa del tuo cambiamento e quindi e anche fare in modo che questo gli arrivi anche a loro. Sì. Ti devi portare l'esempio vivente. Sì, sì, quello gli è arrivato. Bene, io direi che ci fermiamo. Sì. Si mangia qualcosa magari e poi magari mentre si mangia si continua a parlare. Vogliamo. Bene, salutiamo le persone in diretta che sono anche su Facebook. Arrivo. Ma potevano guardare anche. Buona serata. Buon mercoledì, babbo.